Scusate, mi si è scaricata la batteria e vi faccio tutto di nuovo il video su questi acquisti fatti da questo sito, ovvero Auchan Makeup. Oddio, ce la farò? Sì! Allora, ho comprato due primer. I primer in questione sono un primer occhio e un primer viso. Il primer viso si chiama Virtual Satin Smooth Makeup Base Professional. È tutto siliconico, praticamente. L'ho provato una volta sola, ma mi è piaciuto tantissimo perché si assorbe iper velocemente. Ce lo mettete, fate così e c'è, perché essendo tutto silicone è normale. La pelle diventa veramente liscissima. Cioè, io uso quello di Make Up Forever, ma come questo non. Cioè, questo veramente la pelle era tutta levigata, sembrava tutta uniforme. Ottimo! Lo proverò meglio e vi farò sapere. Questo invece è un primer occhi e il Virtual Eyeshadow Base, sono 5 grammi di prodotto. Ah, questo sono 15, questi sono 5 ed è un vasetto così, vedete lo sto usando. Se mai lo comprerete, ci mettete dentro il dito e lo tirate fuori, non vi preoccupate se il dito non può, sembra che non abbia niente sopra, è perché come consistenza è tipo un burro cacao in vasetto, quindi vi lascerà quella sensazione trasparentina, così lo mettete sul dito, sull'occhio cioè, e lo stendete, vi assicuro che il primer c'è. L'ho provato 3 volte, devo fare una prova incrociata con quello di Kiko, che mi piace molto, però mi sembra che questo ravvivi molto di più i colori, non fa pieghe, non fa niente il trucco dura, però mi sembra che questo ravvivi di più i colori, quindi io vi farò sapere. Meglio, comunque costa tipo 3 euro e qualcosa, quindi comunque sia ne vale la pena perché non fa il pieghe. Poi ho comprato uno smaltino che è questo qui, purtroppo io ho sbagliato il colore perché non sapevo che era satinato. Praticamente ha il colore della Heirloom di MAC, un lilla grigio, lo stesso identico colore praticamente, satinato e coprente, sì, non macchia l'unghia, l'ho già provato insomma. Lo smalto è facile da provare, si stende bene. Giusta consistenza, niente di strano, però a me gli smalti satinati non piacciono granché, quindi se vi piacciono questo è per voi. Poi praticamente c'è nel regalo con il primo ordine una crema mani, questa qui, che si chiama AA Tiato Vrazzli Bue, insomma è una marca comunque da AA Ocean, una marca da farmacia, sono 100 ml, gli ingredienti non li ho neanche visti, comunque c'è glicerina molto in alto, c'è paraffina. Comunque, è una crema bellissima, ha una bellissima consistenza. Vedete? È una consistenza molto molto leggera. Io odio le creme a mani perché appiccicano. Questa si assorbe velocemente, è molto leggera, molto acquosa come crema. Però ha un odore buonissimo di rosa. Non è una rosa stucchevole, è una rosa molto, insomma, tenue. È un odore che mi piace moltissimo e questa crema mi piace davvero, infatti è finita direttamente in borsa e penso la ricomprerò, non credo costi molto. Molto carina questa crema. Poi ho comprato una palettina di correttori, questa qui, ha praticamente 3 correttori e un illuminante in crema, questo qui, e vi faccio vedere solo il verde che mi è sembrato un bel verde intenso e che non svanisce, completamente, è molto anche più scuro, non ha niente a che vedere con quello di Essence che fa proprio schifo, quello del trio, di correttori, e questo è un bel verde che non svanisce, cioè vedete è un verde verde e anche dopo che l'avete un po' steso l'alone verde rimane, quindi lo devo provare meglio, però mi sembra che questi correttori siano buoni, ora non so la tenuta, non so niente, però insomma vi farò sapere. Poi ho comprato un lucidalabbra, così per provare, non c'era negli swatch, non c'era niente, ho scelto questo che mi sembrava quello più neutro, praticamente è un trasparente tutto glitterato. A me non piacciono i lucidalabbra con i glitter, però questo è carino, ha una leggerissima sensazione mentolata, non molto forte, però che dura di più, cioè non è molto violenta all'inizio, però dura abbastanza di più. E questo qui, praticamente, guardate, è un trasparente con i glitter, è molto carino, però come top coat l'ho provato su un rossetto fucsia. Carino d'effetto per la sera, l'estate. Non è male, insomma, gli troverò. L'odore non so se mi piace. Non so che odore ha, forse di fiori. Però, insomma, gli troverò un utilizzo alternativo. Poi
C'è stato un piccolo incidente, purtroppo io ho comprato 6 ombretti, purtroppo 2 dei quali sono arrivati rotti. Ero già pronta al litigio perché quando si comprano le cose da internet noi sappiamo che è tragica la cosa. E quando ho detto alla ragazza su Facebook cosa era successo, lei non mi ha neanche fatta finire di parlare, mi ha detto immediatamente: dimmi subito cosa si è rotto che te lo spedisco immediatamente. Un giorno dopo io avevo di nuovo già i prodotti nuovi, ben imballati, sono arrivati intatti. È molto gentile la ragazza, vi lascio il link sotto e anche il link della sua pagina di Facebook, le potete chiedere qualsiasi cosa, non è italiana, però è veramente gentilissima. I prodotti comunque arrivano dall'Italia, è gentilissima, è veramente disponibile, quindi io anche questo incidente diciamo che l'ho dimenticato per la gentilezza e per la prontezza di intervento che ha avuto questa ragazza, quindi non mi sento di criticare niente, non è stata neanche colpa sua, se il corriere sbatte la roba, insomma, non è colpa sua. Quindi è stata molto gentile. Gli ombretti che si erano rotti erano questo, che è un quad, lo 0,50, e questo qua, che è lo 0,69, che vedete comunque rotto perché quello che mi è arrivato intatto l'ho regalato ad un'amica. Praticamente il quad è questo, praticamente il primo è un borgogna, praticamente un viola borgogna e due rosini, molto carino. Dopo vi faccio vedere la scrivenza. Poi c'è questo qui che è quello che mi è arrivato rotto, che è lo 069, è un trio, e sono un viola, un lilla e un rosa. Questo vedete è rotto, però comunque sono riuscita a salvare il salvabile, ho prestato quello che potevo e ho ricostituito il rosa. È molto carino anche questo. Poi ho comprato lo 049, che è un bellissimo colore, questi sono scriventissimi comunque questi ombretti, molto cremosi, molto morbidi. Questi qua sono due verdi, due celestini acqua e un verde acqua. Praticamente la parte più chiara è a tendenza argentata, l'altra è leggermente riflessata dorata. Vi faccio vedere la scrivenza. Cioè, la scrivenza è ottima, secondo me. Secondo me è una scrivenza ottima, sono molto morbidi, mi piacciono proprio come consistenza questi ombretti. Cioè, lasciano la macchia sul dito. Guardate, lasciano la macchia sul dito e mi sembrano molto buoni per il prezzo che hanno, costano 3 euro e qualcosa. Molto molto carini questi qua, vi faccio vedere giusto questi. E poi ho comprato 3 ombretti cotti, ovvero il 312, che è questo marrone cioccolato molto intenso, e vi faccio vedere la scrivenza di questo, è assurda. Nonostante siano ombretti cotti, che di solito da asciutti sono un po' secchi, questi qua sono morbidissimi. Cioè, guardate la scrivenza di questo. Io ho quello di Kiko che somiglia molto a questo e non ha niente proprio a che vedere, cioè quello non scrive proprio. Questo da asciutto è così. Cioè, io faccio vedere la scrivenza. A parte bellissima, l'effetto un po' satinato luminoso, non glitterato, però è luminoso. Guardate la scrivenza, il dito è ancora macchiato. Eccezionali questi ombretti cotti. Mi piacciono di più degli altri. Poi c'è questo lilla, questo viola che è un 306, il 306, anche di questo la scrivenza assoluta. Questi ombretti cotti sono bellissimi. Peccato che non hanno altri colori, ma penso che arriveranno presto. Bellissima scrivenza. E questo qua che è un colore abbastanza neutro, il 309, sempre cotto, che se riesco ad aprirlo, e questo qui è un colore un sabbia un po' aranciato dorato, anche di questo, nonostante è chiaro, è un marroncino praticamente, guardate la scrivenza, è che è un marroncino chiaro bronzato, cioè la scrivenza di questi ombretti cotti è bellissima secondo me. Quindi io ve li consiglio. E per farsi perdonare del torto, insomma, tra virgolette, fatto per la prima volta, mi ha mandato anche un pennellino, un pennello per occhi che si chiama della Make Up Accessories, è questo qua, ed è uno shader veramente buono, perché è bello grande, è morbido in punta, quindi ci si può anche sfumare, però è abbastanza compatto, cioè tiene la forma, è abbastanza solido come setole, non è morbido che svolazza, no? E questo l'ho già usato e mi piace davvero tanto, infatti è sporco, e mi piace davvero tanto questo pennello, quindi penso che comprerò anche gli altri perché questo mi piace davvero tanto e me l'ha mandato in regalo, quindi vi dico, la ragazza è gentilissima e disponibilissima, e ecco perché non mi sento di dire niente su questo sito. La spedizione è stata velocissima, mi ha mandato tutto appena ricevuto l'invio, appena è passato il corriere, insomma, mi ha comunicato che aveva spedito. La potete contattare su Facebook, non lo so, i prezzi sono buoni, i prodotti mi sembrano ottimi. Almeno, non ho avuto, guardate, la scrivenza degli ombretti è fantastica, degli ombretti cotti, chissà bagnati come sono. Quindi io questo sito ve lo consiglio, tutti i prodotti che ho provato comunque mi piacciono, ve ne parlerò meglio nei preferiti del mese. Io vi consiglio tutti questi acquisti che ho fatto, non ho voluto nessuna cantonata, quindi
Niente ragazze, spero che questo video vi sia stato utile perché molte ragazze volevano conoscere questa marca qui. Io ve lo consiglio questo come sito e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!